E qui la partita sta per cominciare, si è perso qualche secondo per la riparazione di un buco rilevato nella rete del portiere del Torino Bassi. Le squadre sono in campo con queste formazioni: Crotone, Belez tra i pali, Crescenzi, Vinetto, Abruzzese migliore in difesa, Parfait, Eramo e Galardo a centrocampo, Russotto rifinitore alle spalle delle punte, Cutolo e Ginestra. Risponde il Torino con Bassi in porta, D'Ambrosio, Rivalta, Di Cesare, Garofalo nel pacchetto difensivo, Devezze, Budel e De Feudis sulla tre quarti, Sgrigna suggeritore alle spalle delle punte che sono Antenucci e Bianchi. 30 secondi di gioco, ancora 0-0 naturalmente, l'arena allo studio. 0-0 anche a Crotone tra Crotone e Torino, 6 minuti di gioco al nostro cronometro, sfida che vede la sana provincia contro la nobiltà del calcio italiano rappresentata dal Torino che con 7 scudetti in bacheca soffre in Serie B e non vede l'ora di rientrare nella massima serie. Maglia rosso-blu a strisce verticali per il Crotone, in completo bianco con inserti in granata il Torino che manovra da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione che qui allo stadio Ezio Scida si trova nel settore dei distinti. Direzione di gara affidata a Baracani della sezione di Firenze, è la sua 50ª uscita nella serie cadetta, il terreno è in perfette condizioni, si gioca in una giornata dal cielo velato e fa anche abbastanza freddo. Prova ad attaccare il Torino, c'è un cross di D'Ambrosio dalla corsia di destra con palla che sorvola la traversa e finisce oltre il fondo. Nelle battute iniziali un tentativo del Crotone con Eramo dalla grande distanza, tiro molto teso sulla traiettoria, si è trovato casualmente Ginestra, un compagno che ha risolto qualche problema al portiere del Torino, e dal quarto lo stesso Torino ci ha provato con Devezze da fuori aria, sia pure con qualche incertezza, l'estremo difensore del Crotone Belez ha respinto il tiro. Poi qualche mischia pericolosa creata dalla formazione granata che adesso è in azione difensiva con Garofalo che va a recuperare un buon pallone sottraendolo a Cutolo e poi c'è l'impostazione per Devezze. Occhiata al cronometro, 6 primi 47 secondi, 0-0, a voi Padova. Ci avviciniamo al 18° minuto, dunque Novara chiama, Siena risponde in testa. Attenzione Novara, ci sarà un calcio di rigore a favore del Crotone dopo un fallo in area con il braccio da parte di un difensore, a tra poco. Scusami Brughini, tutto è pronto per il calcio di rigore assegnato al Crotone, c'è Ginestra che ha sistemato il pallone all'altezza del dischetto, l'area di rigore è sgombra, arriva il fischio del direttore di gara, il tiro e la parata da parte del portiere del Torino Bassi che neutralizza il tentativo di Ginestra dagli 11 metri, la nostra sensazione è che prima del tiro molti giocatori fossero già entrati nell'area di rigore, tutto regolare per il direttore di gara e dunque trasformazione mancata, il risultato rimane di 0-0 al 21° della ripresa. A te la linea. Il Novara si riporta in vantaggio, 29°. Attenzione Pisantis, si porta in vantaggio anche il Crotone sul Torino, gran gol di Cutolo al 31° minuto, Crotone 1 Torino 0, Cutolo a te la linea. Partita sbloccata dunque a Crotone, come abbiamo detto nel flash su Pisantis, Crotone in vantaggio, grandissima rete di Cutolo al 31° minuto, doppio dribbling all'altezza del limite dell'area di rigore, poi sinistro a giro con palla che si è insaccata all'incrocio dei pali nonostante l'estremo tentativo di tuffo del portiere del Torino Bassi. Dunque gara sbloccata per Cutolo, si tratta della sesta rete stagionale, rete che ha dato spinta morale al Crotone che adesso spinge ancora in avanti e va a guadagnare un calcio di punizione da posizione interessante, l'autore del fallo De Feudis viene anche ammonito dal direttore di gara Baracari. Tutto è pronto, seguiremo gli sviluppi di questo calcio di punizione con palla collocata a circa 25 metri dalla rete difesa dal portiere del Torino Bassi. Lo stesso Cutolo è andato a sistemarsi il pallone nel punto di battuta, accanto a lui c'è De Giorgio, probabilmente sarà De Giorgio a toccare per il compagno, mentre quattro uomini del Torino sono in barriera all'altezza dei 16 metri, vediamo che invocano il rispetto della distanza regolamentare. Sta per arrivare il fischio da parte del direttore di gara, arriva il tocco laterale di De Giorgio per Cutolo con conclusione ribattuta dalla barriera, non cambia il parziale, Crotone 1 Torino 0, ricordiamo la rete di Cutolo al 31° minuto, adesso è il 34° Padova. Salvare porta, attenzione risultato. Il pareggio del Torino a Crotone con il gol di Rolando Bianchi al 35° minuto, Crotone Torino sono adesso sull'1-1. A te la linea.
Marine. Andiamo a Crotone. E qui stiamo per entrare nel 40° minuto. Ricordiamo la situazione 1-1 tra Crotone e Torino. Botta e risposta in 4 minuti. Al 31esimo la rete bellissima di Cutolo per il Crotone, rete con la quale la squadra calabrese aveva sbloccato la partita. La replica del Torino con il pareggio di Rolando Bianchi al 35esimo minuto, rete nata sugli sviluppi di un tiro raso terra molto forte di Antenucci, respinto dal portiere del Crotone Belez. Sulla respinta si è avventato Rolando Bianchi, che a pochi metri dalla linea di porta ha trovato la zampata risolutiva per Rolando Bianchi, 10ª rete stagionale in 16 partite, sempre più capocannoniere della formazione granata, che adesso rischia qualcosa in difesa. C'è lo spunto di Galardo per il Crotone in area di rigore, provvidenziale il recupero di D'Ambrosio, che va a spazzare il pallone indirizzandolo in fallo laterale. Rimessa in gioco già eseguita dal Crotone in zona d'attacco, il cross, il colpo di testa di Ginestra con palla che finisce quasi all'altezza del lato opposto, dove sgrigna per il Torino, va a rinviare velocemente. Scusa, due Rappa, sostituzioni, Pagano per De Feudis. Scusa, nel Rappa. Torino, nel Crotone Mazzotta ha preso il posto di Parfait. Gonzalez può partire. Attenzione Bisantis, è finita Crotone, Crotone-Torino 1-1 a terra linea.